Buonasera a tutti in questo martedì della terza settimana del tempo di Pasqua, anno 2020. Buonasera nella grazia e nella pace del Signore Gesù. Vorrei attirare la vostra attenzione su una coincidenza che mi ha fatto riflettere. Proprio in questi giorni in cui quasi tutti i fedeli laici non possono partecipare alla messa, in questi giorni in cui a causa di ciò si è aperta una controversia tra la nostra conferenza episcopale e il governo, ebbene proprio in questi giorni, nella messa si proclamano brani presi dal capitolo VI del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù si presenta come vero pane della vita. E Gesù afferma che questo pane, che è egli stesso, deve essere mangiato per poter dare la vita. Per fugare ogni dubbio, a costo di urtare i suoi ascoltatori, arriverà a dire che questo significa mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Non c'è alcun dubbio che qui si stia parlando proprio dell'Eucarestia, la nostra messa. Da qui nasce la tensione tra la Chiesa e il governo. Ma quali sono le ragioni del governo? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che non sono per niente banali, perché sono orientati a difendere la salute pubblica, che, detto senza mezzi termini, significa salvare vite umane. Tuttavia, lo stesso governo ammette che certe attività non possono essere interrotte, come la necessità di andare a fare la spesa per mangiare, andare dal medico, o anche alcune altre professioni lavorative che sono considerate strategiche. Senza queste attività semplicemente è impossibile vivere, e quindi si può accettare di svolgerle minimizzando i rischi con le precauzioni a cui siamo ormai abituati: mascherine, guanti, detergenti igienizzanti, distanze di sicurezza, eccetera. Tutte le altre attività sono escluse, anche quelle che comportano un rischio pari o inferiore, perché non essenziali. In questo rientrano anche le celebrazioni, civili o religiose che siano. Mi soffermo su questo punto. La posizione del legislatore esprime una certa visione della realtà che rimanda all'illuminismo. Gli atti di culto sono esperienze comunitarie che hanno una valenza pedagogica e sociale. Insieme possiamo condividere e imparare tante cose e naturalmente anche pregare. In tutto questo, la dimensione propriamente rituale, che i cristiani chiamano liturgia, è apprezzabile, ma in fondo accessoria. Esprime ciò che abbiamo già capito e fa sintesi di un sentire condiviso. Al giorno d'oggi, poi, la virtualità ci aiuta a compensare il distanziamento e questo, fuor di dubbio, è un fattore positivo. Per farla breve, tutte queste cose si possono fare stando a casa. Mi permetto però di sollevare un'obiezione. Può il legislatore sposare una visione del genere senza uscire dai fini che gli sono propri e che non possono essere di ordine religioso? In altre parole, non spetta la coscienza del singolo credente, che se è cattolico non può prescindere dall'insegnamento della Chiesa, definire quali siano le vere finalità dell'atto di culto e quindi il suo grado di priorità nella propria vita? A me sembra che se il legislatore si avventura in un campo del genere, compie un'operazione che nasconde la stessa logica di chi brandisce il rosario per avvalorare le proprie idee politiche. Il segno è opposto, ma l'equazione è la stessa. Non discuto sulla buona fede del legislatore, però mi sembra un passo falso, probabilmente compiuto in modo inavvertito. A questo punto bisogna argomentare perché la messa domenicale sia una necessità di primo livello per il fedele battezzato cattolico. C'è chi ne riconosce l'importanza, ma non in termini assoluti. E a questo riguardo spesso è citato sempre il Vangelo di Giovanni, ma un capitolo diverso, il quarto, in particolare i versetti 21, 23 e 24. Ascoltiamoli brevemente perché ne vale la pena. Gesù sta parlando con una donna samaritana e le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma viene l'ora, ed è questa,
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Insomma, sembrerebbe che non sia necessario legarsi a un luogo e a un appuntamento, perché Dio è sempre disponibile. È un ragionamento che non fa una grinza. Però questa idea, a ben riflettere, nasconde lo stesso intellettualismo che avevamo rilevato prima. Infatti, in questo brano, l'ora fatidica è giunta perché Gesù è presente con la sua umanità e solo attraverso di essa è possibile attingere l'acqua viva dello Spirito, attraverso cui adorare il Padre. È proprio del cattolicesimo credere che nei sacramenti sia operante proprio l'umanità gloriosa di Gesù Cristo, che attira a sé tutta la persona del credente e non solo la sua intelligenza. La Chiesa ha sempre riconosciuto e difeso il ruolo essenziale della sfera razionale, che non può essere mortificata. Ma allo stesso tempo la Chiesa crede che esista una dimensione ancora più profonda della razionalità, che è il vero centro della persona. Questo è l'unico ambito in cui la persona stessa può guadagnare l'unità di tutte le sue dimensioni, sia quella razionale sia quella corporea. Per scendere a questa profondità è indispensabile l'esperienza corporea dell'umanità gloriosa di Gesù, che si dà nell'azione rituale per opera della potenza dello Spirito Santo. Infatti, il proprio del rito, la sua risorsa segreta e specifica, è quello di unificare l'uomo secondo la sua natura e secondo l'ordine creaturale che gli è proprio. Proprio per questo l'ambito rituale è quello in cui elettivamente, anche se certo non unicamente, si può fare esperienza di Dio. Intendiamoci, il rito non è una magia. La sua efficacia, infatti, è sempre garantita, ma è fonte di salvezza solo se chi lo celebra vi entra nella fede della Chiesa, sia che si tratti del sacerdote, sia del fedele laico. Da notare che prima ancora che adesione a dottrine razionali, la fede va intesa come un'umile disponibilità a lasciarsi condurre da Dio. Senza questa fede, il rito sortisce un effetto opposto, perché indurisce il cuore dell'uomo e lo rende prigioniero dell'insensibilità. L'Eucaristia è il vertice dei sacramenti della Chiesa, a cui tutti tendono. Ogni messa è un nuovo evento di salvezza. È l'opportunità straordinaria di unire la nostra storia particolare all'offerta che Gesù ha fatto di se stesso una volta per tutte, tanto tempo fa. Egli, vero uomo e vero Dio, si offrì al Padre lasciandosi amare da Lui fino all'estremo. E proprio per questo il Padre offre a noi Gesù come unica via per l'espiazione dei nostri peccati e per la comunione con Lui e tra di noi. L'offerta che Gesù fece di se stesso fu pienamente umana e totalmente divina, e proprio per questo è entrata nell'eternità in virtù della sua risurrezione. Quell'evento del passato è entrato nell'eternità del Padre e per questo è attuale e fonte di vita inesauribile per ogni tempo e ogni generazione. La Chiesa crede che questo amore sgorghi dal cuore di Gesù come da una fonte. E proprio questo amore dona l'essere e la vita a tutte le creature, che lo sappiano oppure no. In un mondo attraversato dalla sofferenza e dall'odio, questo amore è l'unica vera medicina, l'unica salvezza. L'umanità è libera di accogliere o purtroppo anche di rifiutare questo amore. Ogni volta che viene celebrata con fede la Santa Messa, i presenti dicono di sì a questo amore e lo ricevono non solo per se stessi, ma anche per tanti altri uomini, anche per persone che non conoscono. Per loro tramite si spande e si diffonde in ogni angolo della terra, rendendo possibile il fiorire di tanti altri amori. Questo mistero si chiama Comunione dei Santi.
Per farla breve, nella Santa Messa la nostra situazione contingente viene rigenerata dall'eterno amore di Dio. Tutto il bene che c'è nel mondo, anche quello indiscutibilmente presente nelle altre religioni, vi entra per mezzo della Messa, e più precisamente attraverso i suoi partecipanti, che pure sono poveri peccatori. La celebrazione della Messa e degli altri sacramenti non esaurisce la vita della Chiesa, piuttosto la mette in moto. Da essa, da questa proprio, nascono la comunione e il servizio. Alla luce di questo si comprende perché la Chiesa consideri la partecipazione dei fedeli alla Messa Domenicale un dovere e una necessità che solo motivazioni gravi possono sospendere. Ne va dell'interesse dell'umanità intera, rispetto alla quale la Chiesa è sacramento universale di salvezza. Questa decisione richiede un discernimento attento in cui la Chiesa deve esaminare seriamente i dati scientifici, dialogare lealmente con lo Stato e implorare luce dallo Spirito Santo attraverso una preghiera incessante. Evidentemente, solo se celebrare l'atto di culto comporta un rischio inferiore o paragonabile a quello di altre attività essenziali può essere legittimamente rivendicato. Se non fosse così, il diritto di sospensione del legislatore sarebbe insindacabile. Però non ci vuole molto per constatare che è possibile avviare delle celebrazioni in condizioni di maggiore sicurezza rispetto, per esempio, a quando si va al supermercato. Questo non significa però che tutte le comunità siano in grado di fare questo, perché le variabili sono tante, dobbiamo dircelo. La consapevolezza del rischio biologico, che deve essere propria del sacerdote e dei fedeli, la capacità di mettere in atto le procedure protettive, la sanificazione degli ambienti e tante altre cose. Io non do per scontato che tutti possano fare questo. Ma in alcuni casi dimostrabili questo è possibile. Ed è fondamentale la disponibilità a sottostare alla sorveglianza dello Stato in questo ambito, una volta che sia stato definito un protocollo. Vi sono, e qui ormai ci avviciniamo per fortuna alla conclusione, vi sono alcuni che qualificano le misure restrittive adottate dallo Stato come persecutorie e lesive della libertà di culto. Dissento vigorosamente da questa opinione, perché non tiene conto del quadro inedito e straordinario in cui ci troviamo. Io non ho dubbi che la limitazione delle nostre libertà da parte di chi ci governa non sia stata adottata a cuor leggero e sia finalizzata esclusivamente al bene comune. Se la pubblica autorità ha compiuto un passo falso, non autorizzando la ripresa di almeno un embrione di celebrazioni, la via d'uscita andrà trovata non contro di essa, ma con essa. E ciò potrà avvenire solo attraverso un dialogo franco e leale tra il governo e la Conferenza Episcopale Italiana. Come giustamente osserva il Papa, il chiacchiericcio e l'uso disinvolto di parole pesanti rende più difficile la missione di chi si sforza di condurre la nostra nazione fuori da questa situazione drammatica. Io aggiungo che mi sembra di vedere tanti tifosi che criticano spietatamente il commissario tecnico della Nazionale. Ora più che mai, invece, è necessario che salga al cielo una preghiera incessante per chi ci governa e per i pastori della Chiesa, perché insieme possono fare le giuste scelte. Finalmente concludo, osservando come non vi sia un male da cui Dio non sappia trarre un bene. Questa situazione permette a noi cristiani cattolici di riscoprire la centralità della vita sacramentale per la nostra esperienza di fede. E di testimoniarlo al mondo con una franchezza da tempo dimenticata. Ma franchezza non significa polemica. A presto, nella benedizione del Signore.